stiamo appunto parlando di fenomeni paranormali e questo è un fenomeno paranormale. Bene Corrado, ritorniamo all'argomento e andiamo avanti. Va bene, allora sperando che non ci siano più interruzioni, cerco di recuperare un po' il tempo perduto. Allora dicevo, gli addotti vedono in casa loro succedono delle cose particolari, le luci che saltano, le lampadine che si accendono e si spengono, le televisioni che si accendono e si spengono, ma tutta una serie di fenomeni correlati all'aspetto dell'elettricità soprattutto, ma non solo, spostamenti di oggetti, caduta di oggetti, eccetera eccetera. Questo accade per una vasta serie di motivi secondo me, ma parliamo di un caso in particolare che forse è meglio. Io stavo lavorando con una ragazza che aveva già svolto tutto il suo percorso, cioè si era liberata con l'ipnosi degli alieni, non c'erano più problemi, un po' ogni tanto i militari gli venivano a rompere i coglioni, ma sono le solite cose. A un certo punto, erano circa 6 mesi che non la sentivo più, mi telefono e mi dice: sai, è successa una cosa strana questa notte, mi sono svegliata dopo aver fatto un sogno particolare. Il sogno era questo, in breve: ho sognato che 3 militari, che poi vedremo non sono militari, ma lei si ricorda come tali, 3 militari sono entrati in casa mia, io chiamavo mia madre, ma mia madre non rispondeva, non c'era nessuno in casa, questi mi hanno preso in spalla, uno di questi 3, e mi voleva portare fuori dalla casa. Tanto è vero che c'è stata una specie di colluttazione nel sogno, io ho sbattuto anche il ginocchio contro lo stipite della porta, il dolore della Madonna, la mattina mi sono svegliato in uno stato un po' confusionale. Il problema è che avevo il ginocchio effettivamente che mi faceva male e un pezzo di un po' di sangue sullo stipite della porta che probabilmente era il mio. Allora ho pensato che non fosse un sogno, ma il problema non sta lì. Quando mi sono alzata, mia madre mi ha detto: cosa hai fatto questa notte che hai bruciato il cuscino? Io mi sono girato e ho visto che il cuscino che utilizzo per dormire aveva qualcosa che non tornava, c'era una specie di strappo e in questo strappo c'era fuso il cuscino, praticamente fuso, non carbonizzato, colpo di calore. Dico: ma vediamoci, parliamone, io dico con questa ragazza: vieni, facciamo una tuta di controllo. Poi passano 15 giorni e io non riesco a più poi a vederla. Mi ritelefona dopo 15 giorni e mi dice: sai, mi è successa un'altra cosa, quindi bisogna vederci per forza. Io stavo studiando in giardino, ero seduta su una sedia di materiale polimerico, pratica insomma, devo dare un esame a Firenze, questa studia psicologia a Firenze, e a un certo punto mi sono alzata di scatto, mi sono girata e la sedia si è liquefatta davanti agli occhi della mia mamma. Come al solito ha cominciato a dire: ma te bruci tutte le cose, sei stata te. E io ovviamente non so cosa sia successo, però ho l'impressione che questa cosa sia legata alle nostre cose. Allora viene da me e facciamo un'ipnosi di controllo, perché questi fenomeni, che nessuno avrebbe comunque compreso, sono fenomeni di tipo paranormale, se li vogliamo chiamare così. Allora in ipnosi io faccio ricordare a questa ragazza quello che gli è successo la prima volta quando sono arrivati i cosiddetti militari. Il sogno non è un sogno, è reale, il militare arriva, troverete tracce di questo racconto anche nel penultimo articolo che abbiamo messo su Sentistoria, la fisica delle abduction, nella prima parte, che è la parte delle testimonianze. Ebbene, arrivano questi 3 tizi che però non sono, come se li ricordava lei, militari, ma alieni, quelli classici che noi abbiamo definito un po' con la faccia del ranocchione, gli occhi grandi, massicci, con le dita, i polpastrelli fatti un po' a rana, un po' gonfi, non so se avete presente il ranocchio, quelli che vengono sempre scambiati per militari nazisti, perché un po' hanno delle tute, delle divise un po' simili a loro. E uno di questi la prende in braccio, questa ragazza, la tira su dal letto, se la mette sulle spalle e cercano di scendere. A quel punto la parte animica si stacca, l'inconscio, direbbe Jung, si stacca dal suo contenitore e la scena
la descrizione, i brodi prosegue dall'alto e prendono fuoco i due, i vestiti dei due alieni che stanno dietro. E io mi però richiedo alla ragazza, ma come mai hanno preso fuoco? E la parte animica di questa ragazza mi dice, perché gli ha dato fuoco io. Allora, e infatti questi due militari, almeno militari alieni, in quello che sta per succedere, scappano fuori di questa casa. Così la ragazza viene buttata per terra e se la dà a gambe anche l'altro. E allora io chiedo, come mai alla parte animica? Una domanda molto provocatoria, ma per vedere cosa succedeva. Come mai non hai dato fuoco anche all'altro, a quello che ti aveva in braccio? E la parte animica candidamente ha detto, ma quella teneva il mio contenitore, non potevo mica dar fuoco al mio contenitore, che mi serve ancora. Che dire? A questo punto passiamo comunque nell'ipnosi al ricordo di quello che era successo 12 giorni dopo in giardino. La parte animica della ragazza, quindi a livello inconscio, perché lei consciamente non si è resa conto di nulla, ha visto che il cosiddetto parassita luminoso, Ilux, tentava di riprendere possesso del suo contenitore, rientrava nel corpo. Allora la ragazza inconsciamente si è alzata, si è girata e la sua parte animica ha fuso il Lux e la sedia su cui il Lux si stava per avvicinare. La fusa proprio, abbiamo le fotografie e abbiamo le cotestimonianze collaterali della mamma che era lì a vedere le cose. Abbiamo così anche le fotografie, perché dalle fotografie si vede che questa sedia, poverina, è come se fosse stata tranciata da una spada laser, se così si può dire, la quale non l'ha carbonizzata, l'ha solamente fusa. Ora, una sedia del genere è un polimero che comincia a fondere sui 900 gradi. Per farla fondere in un secondo ci vogliono 4000 gradi. E in assenza di ossigeno, perché non ha preso fuoco. Questa cosa ci fece pensare chiaramente che gli studi che avevamo fatto circa un anno prima di recuperare questa testimonianza erano studi interessanti. Perché? Perché noi avevamo studiato con altri torinesi una relazione possibile tra fenomeni di autocombustione e abduction. In quella sede, andate a rivedere l'articolo che noi abbiamo scritto e che è pubblicato su Sentistoria, in quella sede avevamo cominciato a pensare che probabilmente, i fenomeni di autocombustione, che sono fenomeni di natura paranormale completamente sconosciuti, potevano avere a che fare con le operazioni di abduction. Perché? Magari si pensava, vuoi vedere che quando arriva l'alieno ti piglia quel famoso raggio trattore con quella roba strana che hanno loro? Il piccoletto, che è sempre un po' scemo, sbaglia qualche cosa e ti frizza, ti brucia. Che cosa succedeva nelle testimonianze di autocombustione? Il soggetto veniva trovato completamente o parzialmente bruciato nel corpo, magari stava tutto su una sedia, la sedia era completamente non fusa, stava in un locale non c'erano tracce di niente, era come se fosse stato preso da un raggio disintegratore di quelli che si vedono nei film di fantascienza, e si era fuso così. Allora, qualcosa non tornava, capito? C'era qualcosa che non tornava. Abbiamo cominciato a pensare che fosse un errore dell'alieno, no? Invece non era così. Abbiamo cominciato a chiedere ad alcuni addotti se a casa loro ci fossero stati fenomeni di questo genere, cioè di autocombustione. E nella maggioranza delle persone questa cosa non è venuta fuori, ma un paio di testimonianze hanno potuto raccontarmi che i loro genitori avevano sofferto di questo problema. Alcuni, un paio, o un paio di testimonianze, non sono tantissime, ma sono significative. La mamma di una delle nostre addotte aveva preso fuoco in cucina da sola e poi era morta in ospedale qualche giorno dopo. I parenti hanno pensato che si trattasse di un qualche incidente che era avvenuto nell'ambiente della cucina. In realtà non c'era bruciato di nulla. Stavamo per cercare di trovare la possibilità di mettere insieme una connessione tra fenomeni di autocombustione
e spontanea.